Stop! 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 Made in Italy è un progetto che parte per l'appunto come concept album, attraverso una serie di canzoni, ascoltate in un certo ordine, si preoccupa di raccontare una storia. Milano ci accoglie e abbraccia con certe. Io per tanti anni non ho fatto film perché in qualche modo non avevo una storia da raccontare, e una volta che mi sono trovato questo album fra le mani ho detto: ma forse qua una storia per un film c'è, ed è una storia ovviamente che attraverso il film diventa molto più articolata, molto più raccontata, con molti più personaggi. Sono lì da una vita, una specie di preservativo in testa e saccare carne di porco, e mi dico: io sono quello lì. Rico è il protagonista del film. Ancora oggi non lo so se è un mio alter ego, se è la vita che avrei potuto vivere se non avessi avuto la fortuna di trovare un produttore che credesse in me, se è una parte di me che vuole dire la sua in un'altra maniera, perché specialmente nel disco mi sono permesso di usare un linguaggio anche musicale diverso da quello che in genere ci si aspetta da me. Sei entrato un po' in fissa. Sei entrato un po' in fissa. Questo è un film composto da brave persone, che so che non è un argomento forse diciamo troppo cool, però mi piaceva raccontare di queste, le brave persone che ce la fanno o cercano di farcela comunque nel nostro paese, che è un paese che non sempre permette alle brave persone di farcela alla leggera. Il mare che spinge la costa. Dai un'occhiata discreta, in modo che forse magari dopo possiamo mandare un soggettivo su di loro. È un treno che non ferma mai. Beh, è sicuramente più impegnativo fare un film, che è un lavoraccio. È una cosa che tutto sommato a piccole dosi mi piace fare, perché anche quel tipo di disciplina che richiede, credo che insomma non sia così lontana da me. In qualche modo anche mi serve anche poi nel lavoro sulla musica.